amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui da Peraga Center, alle porte di Torino, Mercenasco per la precisione, vi parleremo di un piccolo arbusto molto conosciuto che si chiama cotonaster. Lo facciamo insieme ad un'esperta, si chiama Francesca Vernile. Adesso andiamo a chiedere a lei di dirci qualcosa in più sulla coltivazione appunto del cotonaster. Francesca, cosa puoi dirci del cotonaster Dunmeri? Allora, il cotonaster, in questo caso appunto abbiamo il Dunmeri, è una pianta appartenente alla famiglia delle rosacee, qua lo possiamo vedere dal fiore che è tipico appunto di questa famiglia. Stiamo parlando della stessa famiglia delle rose, dei ciliegi, delle mandorle, insomma i prunus sono delle rosacee e anche lui lo è. È una pianta che arriva dalla Cina centrale, strisciante, quindi è un arbusto sempre verde, tappezzante perché quando i rami ricadono a terra emettono delle radici e quindi la pianta si propaga in questo modo. Quindi è molto comoda se abbiamo dobbiamo coprire una spalletta, un giardino roccioso, può tornare molto utile per la copertura del terreno. È una pianta molto, molto rustica, si accontenta di poco, fa questa fioritura bianca seguita da bacche rosse che maturano a fine estate ma che persistono sulla pianta per tutto l'inverno, quindi è decorativa un po' tutto l'anno e questo è sicuramente un vantaggio in giardino. Che altro dire? Necessita di cure particolari a livello di innaffiature? No, è anche moderatamente tollerante alla siccità, quindi insomma non è una pianta, è una pianta che non ci dà problemi veramente, è un arbusto prezioso perché ci risolve delle situazioni in giardino e non richiede praticamente nulla in cambio. Quindi le possiamo utilizzare appunto dove abbiamo delle situazioni anche un po' da nascondere, se vogliamo. Esatto, esatto. Non so, vi sono dei muri in cemento armato, per dire, perché ricasca. Esatto, è ricadente, quindi comunque, cioè è tappezzante, ma questo vuol dire che se la mettiamo dove poi c'è il vuoto, lei un po' ricade, chiaramente. Necessita di potature continue? No, assolutamente, proprio perché se l'effetto che vogliamo dargli è quello di crescere, la potatura non è assolutamente necessaria. Se vogliamo contenerla, comunque le sopporta molto bene. Quindi è una pianta rusticissima, possiamo sì. dire. Cresce dal nord al sud, indifferentemente? Cresce dal nord al sud, senza problemi. Può essere... Chiaramente ricordiamo che l'esposizione in pieno sole è una cosa al nord, una cosa al sud. Quindi se siamo al nord possiamo anche tenerla tranquillamente in pieno sole senza problemi. Se siamo al sud, magari proprio il sole torrido delle ore centrali della giornata in estate non potrebbe in qualche modo soffrire, ma non la compromette. Bene, allora Alessandro, Francesca Vernile e il cotonaster che vediamo qui già in fioritura vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice all'insù e a condividere questi video nei social. Ciao e alla prossima!